Ciao, ciao da Sunny! Eccomi di nuovo, ora finalmente sono guarita del tutto col dente, sono tornata dal dentista, mi ha fatto una bella pulizia e mi ha preso 60 euro, però mi ha levato carie, tartaro, tutto, quindi ora sono finalmente guarita. Oggi è primavera e quindi si fa pulizia del balcone. Andiamo a vedere in che stato è il mio balcone. Guardiamo un po' in che stato è la mia terrazza. Mamma mia, guardate un po'. Qui ci sono passati i piccioni, i cuoricini. Guarda qui che cosa mi hanno fatto durante questi mesi di inverno. Mi hanno letteralmente rovinato la terrazza. Guardate qui. E poi guardate un po' in che stato è la mia terrazza, vasi in terra e tutto. Mamma mia, che stato è la mia terrazza! Qui urge una sonora e drastica pulizia. Quindi adesso mi armo di coraggio, perché ci vuole coraggio a pulire una terrazza del genere. Ma devo, la Sanni quindi oggi farà pulizia del suo balcone. Adesso sono in bagno perché devo riempire il secchio con un buon detersivo. Ecco qui il secchio, è pronto il secchio e poi useremo un buonissimo l'Isofor, la protezione casa che rimuove il 99% dei batteri. Ci vuole per gli escrementi di piccione che purtroppo stanno infestando la città di Firenze, anche se poverini, a me dispiace che li ammazzino, però insomma sporcano parecchio. E quindi metterò l'isoforme con acqua calda. Eccomi qui, adesso vi spiego il segreto di questi piccioni. Allora, siccome ho questa lampada, che cosa fanno? I piccioni praticamente montano qui sopra. Montano qui sopra e stanno appollaiati e dormono qui. E quindi tutti gli escrementi poi vanno a finire in terra. Adesso però la Sanni, la vera guerriera del pulito, comincerà a pulire qui, a dare il cencio e comincerò a passarlo nelle zone quelle più meno sudice e meno sporche, e poi piano piano passerò al resto. Adesso, come vedete, ho dato la prima mandata di detersivo di Lisoform e poi ho spostato questo. Anche se va pulito un po', ho rimesso a posto i vasi e dove c'era questo carrellino ci ho dato appunto la prima mandata di detersivo, come vi sembra, però rimane il pezzo tremendo e questo lo lascio per ultimo. Aspettando che si asciughi la terrazza, perché ora la lascio un po' asciugare anche se ci vuole tanto perché non c'è il sole, ancora non è che sia luglio-agosto. Però lo lascio un po' asciugare, poi passo a quel pezzo tremendo dove ci sono tutti quegli escrementi dei piccioni e poi dovrei, cioè, sciacquare benissimo, vabbè, lo straccio e poi tanto dopo lo butto via perché è pericoloso se no, e quindi dopo aver lavato questa terrazza, quello straccio andrà buttato via, tanto ne ho altri. Però adesso lo lascio asciugare, quindi mentre si aspetta, adesso sono qui in bagno, come vedete, questo è lo specchio, e sono qui che aspetto che si asciughi appunto la terrazza. Allora, mentre aspetto, voglio un attimino parlare del video che ha fatto ieri il mio amico Mauri. Allora, avete visto che ha parlato di hater? Di un certo Leon Kennedy che dice che aveva paura che fosse un mio ex, che
che mi sta stalkerizzando, che ha visto che faccio video su YouTube e allora ha rancore verso di me. Allora, adesso spiego solo un secondo comunque. Allora, Leon Kennedy non è assolutamente un mio ex. Allora, innanzitutto io da quando mi sono separata con mio marito, non... vabbè, ve lo posso anche dire, ho avuto un amichetto che mi aveva chiesto comunque anche se lì per lì voleva andare a convivere, gli ho detto di no perché io non accetto la convivenza. Poi, siccome era stato lasciato, insomma, aveva avuto dei problemi con una ragazza, non aveva più voglia d'ogni modo di innamorarsi e quindi, vabbè, mi ha chiesto se ci si poteva vedere alcune volte a casa sua, però magari senza amore, cioè... Nel senso, non mano nella mano, per la strada, vedere il panorama, però solamente in casa, vabbè, con l'intimità. E io accettai, vabbè, anche se io non sopporto questo tipo di rapporto, io cerco amore, però non esiste, disse cercava amore, ha trovato un calesse, e quindi, vabbè, ho accettato. Però è un tipo molto serio ad ogni modo, prima di tutto poi non è un ragazzo, è uno del 68, serissimo, ha un buonissimo lavoro, il capo del turismo, insomma, ed è una carinissima persona, anche se da quando mi sono messa su YouTube non mi ha più chiamato, ma credo sia stata un'incidenza, comunque ci sentiamo per le feste, su WhatsApp, insomma, non è che non ci siamo più visti, è solo che non lo so. O era un po' in depressione, non aveva voglia, insomma, di vedermi, oppure non so, magari avrà trovato, non lo so perché. Questi uomini, anche un bell'uomo, quindi chissà quante ragazze c'ha, anche più giovani di me, quindi probabilmente ha trovato un'altra, oppure perché lui non voleva storie serie, quindi avrà trovato un'altra, oppure semplicemente vorrà stare anche da solo. Non mi ha detto non debba stare per forza con le donne. Oggi sono in jeans, sì, oggi sono così. Versione pulizia terrazzo, quindi mi sono messo i jeans. Volevo dire, quindi sfatiamo il mito che sia mio ex, assolutamente no. Leon Kennedy è un ragazzo di 26 anni, dall'atteggiamento un po' mafiosetto. La storia di lui e di me, la storia insomma per dire, l'ho detta nel video Bunkerinata, in cui io sospetto al 90, al 95% circa. Che lui sia quello youtuber che ha fatto video a Tromontese e che ora ha deciso di chiudere con la saga. Quindi avete capito chi? Un ragazzo, ok? Da modi un po' mafiosetti. Quindi avete capito chi? Per cui io non me la sento assolutamente né di bannarlo né altro, perché devo innanzitutto capire cosa c'è dietro questa storia. Eccoci qui nella parte più terribile di tutto, la pulizia. Allora, guardiamo un po', non lo strizziamo molto perché ci vuole, ripassiamolo, ecco. Adesso scusate una mano sola, proverò a levare tutto questo troiaio. Ok? Va bene. Ci vediamo tra un po', eh? Poi vi dico se è andata bene. Come vi sembra? Venuto? Abbastanza bene, vero? È pulito? Adesso faccio la ripresa qua. Come vi sembra venuto? Comunque dopo ce lo ripasso ancora. Qui invece vediamo tutte le piante spontanee che sono venute, anche qui devo fare una sonora pulizia. Qui vabbè mi è venuto dei fiorellini e questi li lascerò. Cosa ne dite? Sono tarassaci o crespigni, come cavolo si chiamano, però quest'erba qua la leverò e poi ci seminerò un po' di roba. Va bene, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao da Sanni.